Francesca Fagnani, chi è la compagna di Mentana? Il nome di Francesca Fagnani sta circolando molto nelle ultime ore. La Fagnana è stata infatti scelta per essere la co-conduttrice del Festival di Sanremo. Nel corso delle serate affiancherà Amadeus, ma i telespettatori sono sicuramente curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, visto che Francesca è anche la compagna di Enrico Mentana. Francesca Fagnani sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Il pubblico della Rai la conosce dopo averla già vista in altre trasmissioni, ed in precedenza si è parlato di lei, poiché è la compagna di Enrico Mentana. Nata a Roma nel 1978, la Fagnani ha più volte raccontato nel corso delle interviste di essere stata una persona curiosissima fin da quando era bambina. I suoi studi sono stati differenti rispetto a ciò che poi ha fatto nella vita. Ha ottenuto infatti un dottorato di ricerca in filologia dantesca, metà alla Sapienza e metà a New York. Proprio negli Stati Uniti, poi, nel 2001, si presentò negli uffici Rai chiedendo se avessero bisogno di qualcuno per sistemare le videocassette. La carriera televisiva di Francesca Fagnani è nata con Ballarò, in cui ha iniziato ad affiancare Michele Santoro. Il pubblico ha iniziato a conoscerla sempre di più per via del ruolo di conduttrice in Belve, un programma sul 9 di cui però nessuno ha mai saputo i compensi. Nel 2020 le venne affidato il programma di approfondimento ed attualità del giovedì sera di Rai 2, Seconda Linea. In seguito è tornata al timone di Belve, però questa volta su Rai 2. Negli ultimi giorni è arrivata la conferma che Francesca Fagnani sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo. I profili ufficiali del programma hanno confermato questa notizia, e lo ha fatto anche la stessa Francesca, dicendosi felicissima per questa opportunità che ovviamente le mette anche un po' di tensione. Si tratta di una grande evoluzione per la sua carriera. Sin dal 2013, Francesca Fagnani ed Enrico Mentana stanno insieme. Si tratta della relazione più longeva della conduttrice, che ha più volte sottolineato di trovarsi molto bene al fianco del giornalista. Una diatriba social che aveva coinvolto la Fagnani, ma soprattutto Michela Rocco di Torre Padula, l'ex moglie di Enrico Mentana, fece molto discutere. Secondo indiscrezioni ed insinuazioni, infatti, la relazione tra Mentana e la Fagnani sarebbe iniziata prima che il giornalista e la moglie iniziassero le pratiche per il divorzio. I due erano ancora sposati secondo questa versione dei fatti, ed infatti l'ex moglie di Mentana, facendo esplicitamente riferimento a Francesca Fagnani, pubblicò dei tweet in cui la accusò di essere una sfasciafamiglie, un'arrampicatrice sociale ed una rivista. Il divorzio arrivò poi nel 2014 e, al di là del clamore mediatico che si scatenò dopo queste accuse così pesanti, la relazione tra Enrico Mentana e Francesca Fagnani è andata avanti tranquillamente. In un'intervista, lei ha dichiarato di non aver mai festeggiato nessuna ricorrenza con il suo compagno. In occasione del suo compleanno, del loro anniversario o di San Valentino, non ha mai ricevuto nemmeno un mazzo di fiori dal giornalista. La Fagnani ha quindi dichiarato che, a questo punto, ha imparato che deve regalarsi da sola i fiori se li desidera. Intanto, Francesca vive ancora a Roma e sui social condivide le sue più grandi passioni. In particolare pubblica molte immagini di cani, che le piacciono molto, ed infatti ne ha due, chiamati Nina e Bice. È un'appassionata di attualità ed infatti molto spesso pubblica tante volte delle notizie esprimendo la sua opinione e facendo qualche commento. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già bene Francesca Fagnani e che idea avete sul suo conto e sul suo futuro ruolo di co-conduttrice a Sanremo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.